Che sono questi scarabocchi? Dilemma il è questo, essere non o essere. Che cos'è questo pasticcio? Ma che pasticcio? È Shakespeare. Shakespeare? Amleto. Essere o non essere. Lo stavo scrivendo alla rovescia. Sei tu alla rovescia. Scusi, signore, ma mi sono stufato. Lo credo che ti sei stufato. Ripetere la stessa classe per anni e anni. Da quanto tempo ti trovi qua? Il tempo per me si è fermato 9 anni fa. 9 anni? Disgustoso. Questa è una lezione per voi. 9 anni a mezza via perché non si è mai voluto applicare. Avanti, Libo. Traduci. Se era tanto importante, non lo poteva scrivere nella nostra lingua. Non sai che cosa significa, vero? No. Già. Un'altra bocciatura e te ne vai giù. Un pensierino davvero delizioso. Chi mi sa tradurre queste parole di saggezza? Haber? Nam homo proponit, sed Deus disponit. L'uomo propone, ma Dio dispone. Molto bene, Haber. Penso che te ne andrai molto, molto presto. Non capisco perché non ti ci abbiano mandata subito. Allora, discussione. L'uomo propone, ma Dio dispone. Le implicazioni filosofiche in questo pensiero di Tommaso da Kempis sono infinite.